guarda, tu che sciocchezza. Sì, chi è? Sei pazzo? Perché avevi il cellulare spento? Non capisci che siamo sull'orlo di un precipizio? Il giudice scoprirà che l'operazione è una bugia perché parlerà con Segura, hai capito? Questa è la fine! Ah, ma certo, non si preoccupi. Sì, stia tranquillo, le assicuro che ho la soluzione nelle mie mani. Non so come sai, ma non perdere tempo. Pensa a qualcosa, perché scopriranno le tue falsificazioni, i miei inganni, che sono bigama, che sono trigama, che sono polifunzionale, che sono, insomma, ti dico la verità, ci metteranno dentro. Lorenzo, ho paura. Sì, stia tranquillo, tutto si risolverà. Sì, glielo ripeto e non si alter. Non mi stai mentendo, vero? E conti su di me, penso tutto io e poi la richiamo. Sì, arrivederci. Accidenti, che l'avrò spiegato. Devo chiederti un grande favore. Mi devi promettere che dirà al giudice tutta la fina. No, gioco non fa niente. Io lo conosco. Non posso permettere che se parli con il giudice. No! Te lo chiedo, favore, ti scongiuro. Non è per me o per i conti. Ti giuro che ricordo di lui sempre, che me lo levo dalla testa e dal cuore. Fallo per i miei bambini. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto. Bene. Grazie. Accetta di stare qui. Grazie. Di niente. Beh, allora vado a dire di cercare Segura. Bene. Scusami. Questo? Di chi è? Maria. Devo averla dimenticata qui. Ah, eccola. Bene, meno male. Non dimenticherò mai questo posto. È stato molto bello. Io non avevo esperienza. Sì, è stato bello perché tu sei splendida. Cos'è? Sembra lo squillo di un cellulare. Flor, se preferisci glielo dico io. Sì, sì, è qui, vuoi parlare con lui? Va bene. Flor dice che il cellulare... Ciao, Flor. Che succede? Io mi stavo cambiando. Abbragato? Sì, 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 certo. Sì, non c'è problema, non ti preoccupare. Bene, sì, sì, sì. Di niente, Flor, ciao. Mi accompagni a cercare il dottor Segura abbragato? Credo che un ermo in giota. Sì, sì. Bene. Che c'è? Ci ha sentito. Intendo Olivia. Sì. E allora? Allora cosa? Non capisco, che vuoi sapere? Se adesso che stai con me sei riuscito a dimenticarla. Sì. Quando sono con te il resto non conta. Neanche una di un immobile ingombrante. Non è giusto. Ci divide la Flor da Greta, dai gemelli, dalla casa. Non è giusto? Che cosa abbiamo fatto noi? Ha ragione. Finisce sempre che loro commettono degli errori. E chi ne paga le conseguenze siamo noi. Non è giusto. Ma Massimo farà qualcosa. Ne sono sicuro. Ha detto di fidarsi di lui e di Flor. E io mi fido. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma... La verità è che Flor e Massimo sono i re degli errori. Fanno tutto al contrario. Soprattutto Massimo. Se era innamorato di Flor, perché ha sposato Delfina? E Flor? Flor conosce Delfina, lo sa che ti va. Ma non ha per aprire gli occhi a Massimo. Hai ragione. Delfina. Flor, mai non riuscita. Sta. Sì, ma solo per Flor. È vero, ma vedete che anche tutti sono esseri umani. Quanti almeno una volta abbiamo sbagliato? Comunque, volete continuare a avere la fiducia? Il gatto? Tu me. E che non perdiranno i loro errori, risolverà. Fiat voglio. Io, sta bene. Ascolta. Tu pensi che... No. Fa un cosa, cretina. Vedrà che quello stupido la dai a bere e non ti lascerà se pensa che sei in vita. Ai.
lei sa quando mi la sua contessa. Sì, sa perfettamente quando la... Ma non so utile da... Non so, non mi... Senti, come di saperlo. Allora, va bene, ma... Parliamo. Sì, Lorenzo, ci siamo, sono nervosa. No, no, calmati, sta tranquilla, io dirò la verità. Sì, conterò tutto, d'accordo? Tranquilla, tranquilla. Perfetto, perfetto. Allora, Florencia, che cosa fai qui con Lorenzo? Semplice, siamo venuti a smascherarti e a difendere. Forza, che cosa vuoi fare? Parlare con che il giudice. Lorenzo, non l'ascoltare, non devi avere cosa? Paura no, di lei. No, andiamo. Non ho paura di lei, dirò lo che devo dire. E fammi il favore di stare qui, voglio parlare con il giudice da solo, ti prego. Lorenzo, dove credi di andare? Il tuo gioco è finito. E tu, mia cara, devi rimarti tutta e noi pagherai per tutto quello che fanno. Ah, che bello! Allora, tigre, è ben entrata, capo. È in bagno. Dottor Segura? Sì, sono io. Ho appuntamento con il dottor Olivera Paso. Sta Sì? Sono il dottor Segura. Ah, sì, sì. Un momento, per favore. Ah, dottore, molto piacere. Salve, piacere mio. S'accomodi, prego. Sono a sua disposizione. Grazie. Si sieda. Allora, io l'ho chiamata perché volevo parlare della signora Delfina Santijan. È una sua paziente, si ricorda di lei? Sì, perfettamente. Bene. Volevo farle alcune domande su di lei. Certo, bene. Mi scusi. Ed è stato così che ho sentito la signora Malala dire a sua figlia di fingere di essere rimasta incinta. Ma perché non me lo hai raccontato in quel momento? Perché loro mi spiegarono che quella era stata un'idea disperata della signora Malala quando ha visto che il matrimonio di sua figlia stava sprofondando. Mi aveva commosso. Lei sa che a me commuovono le storie d'amore, ma poi alla fine quell'idea non fu realizzata. Adesso, a distanza di tempo, mi rendo conto di quanto la situazione sia preoccupante. Che cosa vuoi dire? Penso che la signora Malala influenzi molto negativamente sua figlia. Quando voi eravate in luna di miele, non immagina come mi ha trattato. Insomma, io credo che la signora contessa sia vittima di sua madre. Vedi, io ho la sensazione che Delfina mi stia mentendo. A lei? Sì. La contessa? Sì, lo so, è una sensazione che non posso spiegare. Lei dovrebbe sapere qualcosa di concreto per fare una simile accusa, no, immagino. No, lo sento, lo sento. E ora devo scoprire chi è Delfina. Grazie. Oh, Greta, tutti disperati qui. Sì, tanto. Che cosa succede in questa casa? Io che posso fare dopo quello che è successo? Io vado a preparare apple strudel per piccolini per cambiare atmosfera in questa casa che essere terribile. Perché un sorriso potrebbe comparire in faccia di piccolini. Ciao. Valentina. Sono venuta a vedere come stai, se hai bisogno di qualcosa. Come vuoi che stia, Valentina. Ecco, Greta, tanto è da lavare. Greta, non preoccuparti, da qui non se ne andrà nessuno, nemmeno con la forza. Dai, non piangere. Nicolas, io non posso pensare di poter vivere senza i miei piccolini. No, Greta, calmati. Mi ha fatto fuori la spazzatura prima che passi il camion. Io sono la persona peggiore, sono la più malefica, crudele.